momento abbiamo una 80ina di persone intossicate, 60 in codice verde per fortuna, una decina in codice giallo, abbiamo 2 codici rossi e ovviamente questa è una situazione un po' delicata che viene monitorata costantemente. Stiamo lavorando per preparare la ricollocazione delle persone in codice verde che presumiamo che possano essere dimesse tra non molto. Chi potrà rientrare in questa struttura, gli altri nelle altre strutture convenzionate. Ovviamente c'è un'indagine in corso, c'è un colloquio in corso della procura insieme ai vigili del fuoco. La cosa certa è che l'incendio è partito da una stanza e le fiamme sono rimaste confinate a quella stanza, quindi le due persone decedute in fase di pertanto sono morte carbonizzate, mentre le altre intossicate dal fumo, perché nel resto dell'ala interessata da tragedia di questa notte, appunto, il fumo è uscito dalla stanza e ha intossicato le persone delle altre stanze. Dico, le altre persone saranno ricollocate in altre strutture? Sì, noi abbiamo alcune strutture convenzionate col comune, qui stiamo chiamando le strutture, capendo dove sono i posti, organizzando il tutto. Stiamo avvisando ovviamente tutti i familiari, che è importante che siano avvisati tempestivamente, quindi diciamo che la macchina sia subito organizzata per dare risposte più tempestive. Questa è una struttura di proprietà del Comune di Milano, affidata a un ente gestore. Questa notte erano in struttura circa 165 persone, tra personale e persone anziane e ospiti, quindi era una RSA convenzionata col Comune di Milano.